io ho deciso di prevedere una commissione che istruisse quelle che erano le necessarie modifiche al regolamento comunale. Una commissione formata dal sottoscritto, da Cristina Balbi come vicepresidente, poi per la maggioranza c'erano, no no, scritta a porta, sì, per la maggioranza c'erano Marco Zocca, Reginato e Leonardo De Nazzo, per l'opposizione Selmo e Marchetti. Ci siamo trovati 4-5 volte, abbiamo visto quali erano le cose un attimo che abbisognavano più di revisione, dopodiché abbiamo preparato delle bozze di modifica integrale del regolamento, una l'ho predisposta io, una l'opposizione e una il consigliere Reginato. Recepite queste bozze, queste modifiche, queste richieste di modifiche, ho fatto un lavoro di sintesi accogliendo con alcune delle proposte che erano state fatte, inserendo modifiche che per me sono necessarie. Ovviamente mi sono avvalso dell'indispensabile ausilio tecnico-giuridico del segretario comunale per la sostenibilità delle modifiche, anche per in alcuni casi non solo sostenibilità, ma necessario inserimento di alcune questioni che invece prima non erano state assolutamente considerate. Allora, è una revisione integrale sostanzialmente del regolamento. Gli articoli toccati sono 30-40, abbiamo messo mano un po' dappertutto. Allora, vi sono alcune modifiche su cui non vi saranno assolutamente problemi, nel senso che tutti abbiamo raggiunto un accordo, erano necessarie e quindi verranno inserite nel regolamento. Faccio un esempio: abbiamo finalmente previsto nel regolamento la possibilità di presentare gli ordini del giorno. Chi presenta un ordine del giorno lo può presentare per 3 minuti e poi con le dichiarazioni di voto saranno 2 minuti. Sapete che all'inizio era venuto fuori un problema che il regolamento non prevedeva questa disciplina, adesso l'abbiamo inserita. Abbiamo previsto per gli emendamenti che essi, tranne quelli del bilancio, possono essere presentati non entro le 12 del Consiglio, ma le 12 del giorno prima. Questo perché? Perché spesso, se bisogna anche del parere di regolarità tecnica e contabile dei tecnici, arrivavano gli emendamenti alle 12, il Consiglio alle 5. Non si faceva chiaramente in tempo, e quindi abbiamo anticipato di un giorno. Abbiamo previsto per domani l'attualità che vi sia un'alternanza tra opposizione e maggioranza. Era capitato in alcuni consigli che vi fossero solo domande presentate prima dalla maggioranza, per cui le minoranze si trovavano senza la possibilità di discutere le domande della maggioranza. Invece abbiamo previsto che io le esamino in maniera alternata. E abbiamo tentato tentiamo di disciplinare, se i consiglieri verranno d'accordo, perché su questo io cercherò la condivisione massima, di disciplinare finalmente la questione delle interrogazioni che restano sepolte negli uffici per anni e non gli viene dato riscontro. Noi abbiamo ancora interrogazioni dal 2018. Io sono qui da parecchio e posso assicurarvi che ogni amministrazione fa pressione perché gli assessori rispondano, però fatto sta che io ho un arretrato di interrogazioni spaventoso. Allora abbiamo trovato un meccanismo per cui i consiglieri possono presentare interrogazioni o in forma orale o in forma scritta. Se le presentano in forma orale entro tre consigli, no scusa, le presentano sempre in forma scritta, la risposta può essere data in forma orale o in forma scritta. Se richiedono dall'assessore la richiesta in forma orale, questa risposta deve essere data entro tre consigli, altrimenti gli viene data subito gli viene data una risposta scritta entro 60 giorni. Se chiedono la risposta scritta in aula, entro 60 giorni questa risposta deve pervenire. Se non perviene, l'assessore deve rispondere a braccio nei tre consigli successivi.
Cioè, è un meccanismo un po' complesso, però che permette quantomeno, nel giro di 4, 5, 6 mesi al massimo, di evadere un'interrogazione. Scusa, C'è il l'ultima. problema solo che chiaramente, se tu chiedi, tutti vorrebbero presentare in aula, invece così differenzi le due.